Era ben visibile anche da Verbania l'incendio che oggi ha divorato la montagna sopra l'Alpe Pala nel territorio di Miazzina. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Per tutto il giorno sul posto hanno lavorato carabinieri forestali, AIB e vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato una porzione di bosco di castagno lungo un versante molto scosceso. Un nuovo rogo nei boschi dopo quello che venerdì è divampato sulle alture del lago d'Orta. Non è opera di vandali la panchina rotta in piazza Convenzione a Domodossola. La struttura è vittima di un incidente stradale. Un furgone di una ditta l'ha urtata, provocando il danno. La donna che ha causato il sinistro è stata ripresa dalle telecamere. Rischia una sanzione pesante per essere fuggita. Per lei anche la decurtazione di punti dalla patente. Parcheggi su strisce blu gratuiti per diversamente abili a Omegna, lo ha deciso l'amministrazione comunale. La Cassazione nel 2017 ha stabilito che anche i disabili devono munirsi di ticket nei parcheggi a pagamento, ma è facoltà del comune decidere diversamente, spiega il vice sindaco Stefano Strada. Da qui il provvedimento. Tra le altre novità, una serie di guide con sensori inseriti nella pavimentazione dedicate ai non vedenti, installate in piazza Beltrami. Il sistema è destinato a crescere. Omegna ha ricordato la battaglia di Megolo. Alle celebrazioni, tra gli altri, era presente Luca Beltrami, figlio del capitano Filippo Maria, uomo che guidava il gruppo trucidato dai tedeschi al Cortavolo la mattina del 13 febbraio 1944. La Santa Messa prima, la sfilata per le vie della città sino al cippo che ricorda la Resistenza, poi orazione ufficiale al Teatro Sociale. È stato Lorenzo Bologna di Libera VCO l'oratore. Nel pomeriggio le celebrazioni si sono spostate in Ossola. A Megolo oratore è stato Roberto Morgantini. La danza contemporanea in una versione molto fisica, ritmata e assolutamente godibile. Protagonista sabato prossimo alle 21 al Teatro Maggiore di Verbania. La compagnia Egri Bianco torna sulle sponde del Lago Maggiore con uno spettacolo dedicato al mito di Prometeo, ideato dal coreografo piemontese Rafael Bianco. Con lui hanno lavorato altri colleghi di fama internazionale. Le coreografie portano anche le firme della greca Patricia Spergi e del siciliano Salvatore Romania.